Einstein, il socialismo e la relatività dell'intelligenza, un bellissimo articolo uscito a luglio 2015 sul sito Liberty Corner, un articolo di Giovanni Brindelli. Leggiamo subito una delle frasi più importanti dell'articolo, che ritroveremo più avanti. Essendo intellettivamente incapaci di concepire un ordine spontaneo, i socialisti credono che senza un ordine positivo, cioè senza un'azione organizzativa e pianificatrice estesa all'intera società, e tale per cui tutti devono in qualche modo, in qualche misura, essere costretti a contribuire alla realizzazione di un fine collettivo imposto arbitrariamente dal potere politico, regnerebbe il caos. I socialisti sono intellettivamente incapaci di concepire un ordine spontaneo, cioè di concepire qualcosa che sia utile all'uomo e che, a differenza di un martello o di un'organizzazione, non sia stato progettato intenzionalmente da qualcuno. In realtà gli ordini spontanei esistono. Esempi di ordine spontaneo sono il denaro, il libero mercato, il tasso di interesse di mercato, la legge intesa come regola generale e negativa di comportamento individuale valida per tutti allo stesso modo, che è quindi un ordine spontaneo, è quell'ordine sociale frutto dell'azione dell'uomo, ma non del suo disegno razionale. Anche la lingua è un ordine spontaneo. L'ordine spontaneo non è il frutto della decisione progettuale di qualcuno, ma il risultato non intenzionale e di lungo periodo dell'agire delle persone in funzione dei propri fini individuali. Perseguendo i propri fini, rispetto ai quali gli individui sono gli unici ad avere la conoscenza rilevante, la conoscenza periferica, che è anche una conoscenza individuale di tempo e di luogo, essi realizzano senza che sia minimamente nelle loro intenzioni qualcosa che è indispensabile alla loro esistenza e prosperità, e che può esistere solamente come risultato di un processo spontaneo e inintenzionale. Ed ecco che qui ritorna la frase che abbiamo letto all'inizio: essendo intellettivamente incapaci di concepire un ordine spontaneo, i socialisti credono che senza ordine positivo, cioè senza un'azione organizzativa e pianificatrice estesa all'intera società, tale per cui tutti devono in qualche modo, in qualche misura, essere costretti a contribuire alla realizzazione di un fine collettivo imposto arbitrariamente dal potere politico, regnerebbe il caos. I socialisti quindi confondono libertà e caos. Come dice Hayek, coloro che non riescono a concepire nulla che serva agli scopi dell'uomo che non sia stato razionalmente disegnato, sono quasi necessariamente nemici della libertà. Per loro libertà significa caos. Questo porta i socialisti a distruggere l'ordine spontaneo mediante la sua sostituzione con un ordine positivo. Essi sostituiscono il denaro con il denaro fiat, la legge, che è il limite al potere politico arbitrario, con la legge fiat, che è lo strumento di potere politico arbitrario, il tasso di interesse di mercato con quello deciso arbitrariamente dalla banca centrale, il libero mercato con l'interventismo e o la pianificazione. La sostituzione di un ordine spontaneo con un ordine positivo, quindi la distruzione di un ordine spontaneo, è comparabile a una forma letale di inquinamento che progressivamente rende l'aria irrespirabile e velenosa, e nel lungo periodo porta alla graduale distruzione di ciò che è necessario alla prosperità dell'uomo e alla sua stessa esistenza. Birindelli ha detto all'inizio che i socialisti hanno questa specifica deficienza di capacità intellettiva che li rende incapaci di concepire gli ordini spontanei. Si potrebbe allora replicare che tuttavia esistono socialisti che sono indubbiamente persone intelligenti. In alcuni casi possono essere anche dei geni, come nel caso appunto di Einstein. In realtà, dice Birindelli, l'intelligenza è un concetto relativo, non è assoluto. E non bisogna commettere l'errore estremamente comune di associare l'intelligenza a una persona invece che a una persona in un particolare campo. È un errore comune definire Einstein un genio invece che un genio nel campo delle scienze naturali e in particolare in quello della fisica teorica. Siccome Einstein era un genio della fisica teorica, molte persone pendevano dalle sue labbra anche per questioni di filosofia politica o di economia. Eppure in campi diversi dalle scienze naturali e in particolare nel campo dell'economia e della filosofia politica, Einstein ha mostrato di avere anche lui un'oggettiva deficienza di capacità intellettiva simile a quella dei socialisti. L'intelligenza è un concetto relativo e non assoluto, è la capacità di acquisire, selezionare, organizzare e elaborare informazioni. Ma siccome le tipologie di informazioni sono molto diverse, tra loro ci sono anche tante forme di intelligenza.
Il caso di Einstein è quello di una persona con un'intelligenza elevatissima in campo matematico, oppure delle scienze esatte, della fisica, ma incapace di concepire un ordine spontaneo e quindi avere un'intelligenza scarsa nel campo filosofico, politico ed economico, più in generale nel campo delle scienze sociali. Questo era il caso di Einstein, ma anche è il caso di molti radical chic occidentali. Dunque, Einstein, come tutti i socialisti, non riusciva a concepire un ordine spontaneo. Inoltre, nel campo delle scienze sociali, le sue posizioni avevano una incongruenza, una incoerenza logica macroscopica. Il primo punto, cioè che non riuscisse a concepire un ordine spontaneo, è dimostrato da frasi come questa: un'economia di piano che aggiusta la produzione ai bisogni della comunità distribuirebbe il lavoro da fare fra tutti coloro che sono capaci di lavorare e garantirebbe la sussistenza a ogni uomo, donna e bambino. Intanto Birindelli sottolinea che i bisogni della comunità non esistono, esistono piuttosto i bisogni dei singoli individui. Ma soprattutto la mentalità economica di Einstein gli impediva di concepire il fatto che i posti di lavoro economicamente sostenibili possono essere creati solamente dal processo spontaneo di libero mercato, che è quel processo di valorizzazione attraverso il libero scambio economico e di trasmissione attraverso il sistema dei prezzi della conoscenza individuale di tempo e di luogo, che è dispersa capillarmente fra le persone e non è disponibile a nessuna mente direttrice. E questo processo spontaneo del libero mercato viene distrutto dalla coercizione statale che è necessaria per redistribuire o decidere arbitrariamente le ore di lavoro, il reddito, i fattori di produzione, tassi di interesse o qualunque altra cosa. Einstein non capiva che un'economia di piano, dove l'ordine spontaneo del libero mercato viene sostituito da quello positivo dell'economia di comando, è tecnicamente impossibile aggiustare la produzione ai bisogni delle persone. Perché questo aggiustamento richiederebbe una conoscenza anche di tempi e di luogo che è dispersa capillarmente fra gli individui e non può essere disponibile a nessun pianificatore, per quanto esperto o colto sia, e per quanto potenti siano i computer di cui dispone. A causa della sua ignoranza economica e della sua incapacità di concepire un ordine spontaneo, Einstein, come quasi la totalità degli elettori delle democrazie contemporanee, ha contribuito alla distruzione della ricchezza esistente e a creare ulteriore deterioramento della posizione economica, soprattutto degli ultimi.